Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola per una nuova recensione. Oggi parliamo di questo piccolo Anabi, vedete, gioco dalla scatola decisamente piccolina e dalle dimensioni piuttosto contenute, creato da Antoine Bozat per 2-5 giocatori della durata di circa 30 minuti a partita, edito in Italia grazie alla Olifante e pubblicato per la prima volta nel 2010 dalla Abacus Spiele. Quindi vedete che si tratta di un gioco che ha anche vinto il premio come Spiel des Jahres 2013, quindi ha anche delle buone credenziali, un buon curriculum, si presenta diciamo molto bene e vi posso confermare che è un premio decisamente meritato. Direi di andare a vedere quindi Dentro la Scatola. All'interno della scatola troviamo 50 carte colorate, suddivise in 5 colori, verde, bianco, rosso, blu e giallo. A loro volta suddivise in 3 carte di valore 1, 2 carte di valore 2, 3 e 4 e una carta di livello 5. A queste si aggiungono anche 10 carte di un set aggiuntivo, il set arcobaleno, da usare per aumentare la difficoltà del gioco. In aggiunta alle carte abbiamo anche 8 gettoni indizio e 3 gettoni tempesta. I gettoni indizio vengono tutti posti nella scatola al centro del tavolo, mentre quelli tempesta verranno posti accanto ad essa. Si mischiano quindi le carte e se ne danno 5 a testa in una partita a 2-3 giocatori, 4 in una partita a 4-5 giocatori. Scopo del gioco è cercare tutti insieme di formare 5 fuochi d'artificio il migliore possibile, ciascuno di un colore diverso, quindi partendo dalla carta 1 e proseguendo verso il basso fino ad arrivare alla carta numero 5. La particolarità del gioco è che nessuno guarderà mai le proprie carte durante il gioco, ma dovrà tenerle in questo modo, quindi non vengono tenute normalmente le carte in mano, ma vengono praticamente tenute lungo il dorso, in modo tale che il giocatore non le veda, ma tutti gli altri giocatori possano vedere i loro valori e i loro colori. Le regole per la composizione dei fuochi d'artificio sono molto semplici. Un fuoco d'artificio per colore, quindi ci saranno 5 colonne, una per ciascun colore. Le carte che compongono ciascun fuoco d'artificio devono essere naturalmente tutte dello stesso colore e in ordine crescente, e non ci può essere più di una carta per valore. Inizia quindi il gioco vero e proprio, e il primo giocatore è il giocatore con gli abiti più colorati. Ad ogni turno un giocatore deve compiere una tra 3 azioni possibili, tenendo conto che a nessuno è permesso dare suggerimenti o consigli durante il turno degli altri giocatori. La prima azione è dare suggerimenti ad un altro giocatore. Se è presente un gettone indizio all'interno della scatola, lo si prende e lo si posiziona all'esterno di essa. Solo a questo punto posso dare un suggerimento ad un altro giocatore riguardante il colore o il valore delle sue carte, purché l'informazione sia completa e non parziale. Facciamo un esempio, ipotizziamo, questa è la mia mano. Un giocatore potrebbe dirmi di avere che io ho 3 carte verdi, indicandomi tutte e 3 le carte verdi. Oppure potrebbe dirmi, hai 3 carte di valore 5, indicandomi queste carte. Oppure potrebbe dirmi, hai una carta di valore 1 o hai una carta di valore 2. Ma ricordandosi sempre appunto che se dovesse dirmi, hai delle carte verdi, dovrà dirmi tutte e 3 le carte e non mi potrà indicarmene solo una. La seconda azione è scartare una carta. Il giocatore sceglie una propria carta e la pone scoperta nel mazzo degli scarti. Ad esempio, se io volessi scartare questa carta, la scarterei ponendola nel mazzo degli scarti. Questo è l'unico modo, praticamente, per recuperare un gettone indizio. Quindi si recupera un gettone indizio all'interno della scatola. Inoltre il giocatore pescherà dal mazzo centrale di carte una nuova carta che ovviamente per lui resterà coperta, ma dovrà essere visibile a tutti gli altri. La terza azione è giocare una carta. Il giocatore posiziona sul tavolo una carta scoperta. In questo caso possono accadere due situazioni. La prima è che la carta si attacca a una di quelle già posizionate sul tavolo, oppure inizia una colonna che non è ancora stata iniziata. Allora in quel caso non accade nient'altro. Il giocatore attacca la carta. Facciamo un esempio. Questa carta, se giocassi questa carta, verrebbe attaccata qui. Quindi il giocatore la gioca e pesca una nuova carta dal mazzo centrale. L'unica eccezione è quando viene terminata una colonna con la carta di valore 5. In quel caso si recupera un eventuale gettone indizio dal di fuori della scatola. Se invece la carta non si attacca in alcun modo, come se ad esempio io giocassi questa carta, poiché la carta è già stata giocata, cosa succede? La carta viene scartata dal gioco e uno dei gettoni tempesta finisce all'interno della scatola.
In questo caso il giocatore pescherà un'altra carta sempre dal mazzo centrale. Il gioco prosegue in questo modo fino a quando non si verifica una delle seguenti condizioni. Nel caso in cui, ad esempio, tutti e tre i gettoni tempesta finissero all'interno della scatola, i giocatori perderebbero immediatamente la partita. Oppure la seconda situazione è quando vengono completati tutti e cinque i fuochi d'artificio. Oppure la terza situazione, si finisce il mazzo centrale di carte da cui pescarle. In questo caso si contano i punti, che per ciascuna colonna corrispondono al valore della carta più alta posizionata. Si sommano quindi i punti tra le varie colonne e ci si posiziona su una classifica finale fornita dal regolamento del gioco. Bene, abbiamo visto insieme le meccaniche, quindi che dire di Hanabi? Per me si tratta veramente di un piccolo capolavoro nel suo genere. Un piccolo capolavoro anche in termini di portabilità, perché con una scatola del genere vi garantisco che lo potrete portare ovunque e tirar fuori in qualunque situazione, anche con chi magari ha digiuno di giochi, perché il meccanismo è veramente, veramente intrigante. Tenete anche conto che però, proprio per questo meccanismo così particolare, e se vogliamo anche per certi tratti banale sotto tanti punti di vista, cioè praticamente le carte che noi siamo abituati a pescare e a guardare solo noi, questa volta non dovremo più guardare, ma saranno tutti gli altri a guardarle. Quindi è un meccanismo stravolgente che certe volte vi lascerà davvero perplessi, nel senso che tantissime partite finiranno ancora prima di iniziare. Soprattutto per chi non ci ha mai giocato, vi garantisco che quando date le carte, quando distribuite le carte, magari le distribuite naturalmente coperte, il giocatore la prima cosa che fa è prendere le carte e le guarda. E quindi dirà, porca miseria, ho guardato le carte, dobbiamo ricominciare, rimischia, rifai. Quindi è una cosa che tenetene conto, fa anche ridere sotto certi aspetti, perché si fanno delle grasse risate sotto questa cosa, ve lo garantisco, anche magari a partite in corso, però tenetene conto, ecco. Proseguendo, diciamo, la disanima sulle meccaniche di gioco, vi garantisco che al tavolo si creerà quella giusta tensione, nel senso che il fatto che il gioco dica che non si può parlare, lo vedrete, sarà molto difficile in certi casi quando magari un giocatore deve dare uno specifico suggerimento, se ne sono accorti tutti, tranne lui, vi mangerete le mani, così come quando magari un giocatore si ritrova con le carte in mano, non ha più gettoni indizio, e dice cosa faccio, scarto, gioco, non lo so, magari scarta un 5 e lì parte l'insulto selvaggio, ecco, quindi tenete anche conto di questo, che potrebbe essere una cosa divertente sotto certi aspetti, ma sotto altri vi farà veramente certe volte tirar fuori parecchia rabbia, ecco. Poi per carità, si tratta di un gioco, quindi ci si fa una grassa risata tutti insieme. Proprio per questo, ecco, lo consiglierei a gruppi di gioco che perlomeno abbiano una certa complicità intorno al tavolo, proprio per farsi quattro risate insieme. Se devo trovare poi altri due pregi a questa scatolina, sono sicuramente la longevità. Longevità che è data sia dal fatto che si tratta, come sempre, di un gioco di pesca di carte, sia anche da un paio di varianti introdotte dal regolamento. Ad esempio c'è una variante per esperti dove si elimina praticamente la possibilità di far terminare il gioco in determinati modi, ovvero sia il gioco prosegue fino a quando o si fanno 25 punti o si è impossibilitati a farlo. Quindi appena ad esempio si scarta un 5 il gioco termina e si perde in automatico, quindi per palati sopraffini, diciamo. Dall'altra parte invece c'è anche la possibilità di inserire 10 ulteriori carte già fornite all'interno della scatola, che sono le cosiddette carte di colore arcobaleno. Le carte di colore arcobaleno possono essere utilizzate in due modi, possono essere utilizzate o come carte jolly, per completare più facilmente le cose, quindi una variante più semplice, ma anche possono essere utilizzate come mazzo a sé stante, portando quindi il punteggio massimo a 30 punti. Quindi anche questo, da questo punto di vista, è molto molto interessante per questo gioco. Altro pregio è sicuramente la semplicità, la grafica delle componenti, che rende il gioco fruibile veramente all'immediato. Non è assolutamente un gioco criptico dove bisogna stare attenti a cercare il particolare simbolo, perché alla fine si tratta di carte numerate da 1 a 5 con determinati colori, quindi andrete sul sicuro da questo punto di vista. Se devo trovare invece dei difetti a questo Hanabi, sono principalmente due. Il primo è la scalabilità. Purtroppo il gioco dice che si può giocare da 2 a 5 giocatori. Dal mio punto di vista dà il meglio in 4 e in 5. In 2 e 3 veramente la partita non mi ha mai detto granché. Lo preferisco di gran lunga appunto in 4 e in 5. Il secondo difetto invece è il fatto che è un gioco cooperativo. Come tutti i giochi cooperativi è sicuramente un'arma a doppio taglio. C'è chi piace, c'è chi non piace.
il fatto che alla fine non è che si vinca o si perda, cioè c'è una condizione di perdita, diciamo, però alla fine si tratta di fare più punti possibili e poi entrare in una graduatoria che ti dirà se sei sufficiente, insufficiente, eccezionale nel fare i fuochi d'artificio. Quindi diciamo che alla fine si tratta appunto di un filler, e come filler secondo me va preso. In conclusione vi posso dire che a me personalmente questo Hanabi è piaciuto davvero tanto, se non altro per la sua compattezza, il fatto che lo potete portare fuori anche tenendolo in tasca, vedete che la scatola è veramente minuscola, lo portate fuori, lo tirate fuori in qualunque momento, con qualunque genere di persona, e lo spiegate veramente in 2 minuti, e il meccanismo è estremamente intrigante, quindi quasi tutti vengono attratti al tavolo facilmente da questo gioco. In più tenete conto che è completamente indipendente dalla lingua, quindi lo potete acquistare in diverse versioni, il regolamento italiano è facilmente reperibile su internet, quindi per il prezzo anche molto contenuto secondo me è un gioco da tenere veramente in considerazione. In conclusione quindi io vi saluto come sempre, vi ringrazio per avermi seguito, per aver seguito Dentro la Scatola, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate del video e soprattutto del gioco. Io vi spero, vi avverto che purtroppo per il mese di luglio cercherò di mantenere la media di un video a settimana, purtroppo ho degli impegni personali che mi terranno un pochino occupato, spero di riuscire a mantenere appunto la media dei video, in caso cercherò magari di virare su dei filler o su giochi più facili da spiegare in modo tale che mi portino via meno tempo, ma vi possa comunque garantire di avere sempre materiale fresco a disposizione da guardare. Quindi grazie ancora e come sempre ci vediamo al prossimo video.